Oh, eccoci qua finalmente. Se non ricordo male, eravamo pieni di munizioni fino agli occhi. Bene, possiamo cominciare. Capitolo 5, 6 e 7 e poi finisce sto fottutissimo gioco in viaggio verso la Avevo trovato i Sparta. documenti sulla D6, ma Miller non era ancora tornato. Senza il suo aiuto non sapevo se sarei uscito vivo dalla biblioteca. E tutto dipendeva da quello. Dipendeva da quello, però, carichi. Mortacci tua. Ci siamo! Dai, figa, devo riprendere tutto. Ciao, Devo Artyom. riprendere tutto. Non Ciao, lasciarmi. ciao. Prendi tutto quello che vuoi. Puoi dirlo. Ehi, Artyom. Ehi? Come vedi, sto facendo esercizio. Ma se ti diverti. Ma la maschera me la posso togliere, porca troia. Mi ricordo come cazzo si fa. Oh, spero che solo dei filtri, se no. Uè, preghiere le diciamo dopo. Non c'è un granché di utile qui dentro. Solo qualche indizio, anche se indica una via per il D6. Allora, quella è la nostra destinazione. Sei pronto? Figa, sono pronto, sì. Come te la passi? È tutto pronto, Ullman? La legna è pronta. Vladimir? L'attrezzatura è pronta. E voi, ragazzi? Un po' storto sto Pronti? uomo. Allora si parte. Oh, andiamo. Sono i vecchi sotterranei della chiesa. Entrate. Ottimo, è il momento di scaldarci davanti alla stufa. Galleria buia, la ruota che cigola e l'odore della morte. Fu così che ebbe inizio il nostro viaggio verso la D6, ma la nostra meta sembrava più vicina. Bene. Stando alla mappa si può arrivare alla D6 in vari modi. La via più breve è attraverso le strutture vicino alla Kievskaya. Proviamo di lì. Kievskaya? Ho sentito strane storie su quella stazione. C'è stata un'esplosione nelle gallerie e molte persone sono rimaste sepolte vive. Si dice che siano sopravvissute, ma che non somigliano più a esseri umani. Pare anche che sia stato avvistato qualcosa di strano in quelle gallerie. Una specie di nebbia. Cazzata. Ma certo, e molti ci credono. Vladimir ha perso tutta la sua famiglia nelle gallerie. Non ricorda come sia successo. Artyom! Che succede? Artyom! Ehi, gente! Artyom ha qualcosa che non va. Attacco di panico. La luce in fondo al tunnel. Artyom! 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 Sono morta. Altri sali! Svegliati, Artyom, svegliati! Ottimo, si sta riprendendo. Sposta la luce, lo stai a cieca. Artyom, mi senti bene? Piccio di Holman. Ah, beh, ci hai fatto prendere un bello spavento. Artyom, cos'è stato? Riesci a reggerti in piedi? Dai, figa, fatemi alzare però, levatevi dal cazzo. Stiamo arrivando! Qui c'è un portello stagno! Ottimo, fermatevi qui. Cazzo, questo posto mi dà i brividi. È pronto, opo. Sapevo che non poteva andare tutto liscio. Anch'io. Vlad, prepara gli attrezzi. Dobbiamo aprire questa porta. Artyom, tu resta qui e coprici. Non vogliamo avere sorprese. Guardatevi le spalle, ragazzi. Colleghiamo i fari, poi al mio segnale premiamo gli interruttori.
c'è qualcosa. Figa, come si scende di qua? A 2D. Ah, non devo scendere. Qualcosa si sta avvicinando. Ignoralo. In Osiris. Venite. Artyom, preparati a sparare. Sono pronto. Qualsiasi cosa succeda, morirò combattendo. E babbala di merda, morite. Sa, è una pila di fuoco. Oh, merdaccia secca. Levati, levati! Puttana Eva! Ho già capito, va, che è una bella merda anche sto livello. Queste cazzo di scimmie di merda come saltano. Sì, bravo, muori! Ah, figlio di puttana! Il barbecue è pronto! Ah no, c'è neanche per te, aspetta. Ecco qua. Ben cotto al sangue, eh? E quello cos'è? Cosa faccio io? Presto! Via, via! Merda, è così vicino! Merda, non si accende! E levatevi dal cazzo! Forza, ragazzi, usciamo da qui! Ok, si è acceso! Minchia, pure Fonzi, cioè. Colpiscilo! Ah, grazie a Dio. Ci è mancato poco. Ce l'abbiamo fatta. Beh, non vorrei essere là ora. Ma per fare 200 metri potevamo venire a piedi, stronzi. Ma andate a cagare, banda di coglioni. Allora, apriamo sta porta. Ok, ragazzi, questa è la porta del D6. Che cos'è? Merda. È proprio buio qui dentro. Ok, entriamo. 28 video che sono al buio io. Andiamo? Oh my goodness, oh my dear.